una giornata concitata, alle 11.30 arriva la notizia di 6 superstiti ritrovati dai soccorritori sotto le macerie e la neve dell'hotel Rigopiano di Farindola e del loro trasferimento all'ospedale di Pescara per mezzo degli elicotteri. Passa un'ora e mezza, le forze dell'ordine sono schierate all'ingresso del pronto soccorso per agevolare il transito delle ambulanze tra la folla che attende. Arrivano parenti e amici, corrono, si vede l'emozione e la tensione vissuta da 44 ore di ricerche incessanti. La prima notizia certa è quella della presenza di un bambino e di una donna. Si tratta della moglie e del figlio del cuoco che ha lanciato l'allarme mercoledì pomeriggio. L'uomo questa mattina è stato trasferito nel reparto di pneumologia, le sue condizioni sono migliorate. Un video dei vigili del fuoco mostra il salvataggio, incredibile vedere come i sopravvissuti non mostrino segni di ferite sul corpo. Dalle prime notizie sarebbero riusciti a salvarsi, poiché nel crollo le macerie avrebbero creato uno scudo dalla neve. Sono stati ritrovati nei locali delle cucine. No, non hanno grandi danni fisici, soltanto prevalentemente problemi di ipotermia. Più tardi la notizia dell'arrivo di un altro nucleo familiare, si tratta di Domenico di Michelangelo, Marina Serraiocchio e il piccolo Samuel di Osimo. Per ora ci hanno comunicato che stanno arrivando 3. Il primo è in volo, con un elicottero sta arrivando all'aeroporto, quindi non un volo collettivo ma voli singoli. Poi la notizia dell'arrivo di Edoardo Di Carlo a Darla e la zia che arriva correndo al pronto soccorso e tra emozione e sollievo lo annuncia la stampa. È un miracolo, signora. Molto stremato, assolutamente sì. Ci avete sempre sperato? Come? Ci avete sempre sperato? Avete mai perso la fiducia? Io no, anche se ho pianto e piango da 2 giorni. Nella stessa giornata arriva anche l'ufficializzazione del nome di una delle vittime, Alessandro Giancaterino, fratello dell'ex sindaco di Farindola e responsabile del bar dell'hotel. Altri 5 superstiti sarebbero stati individuati dai soccorritori. Il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, comunica di ritorno dal resort che si avvertivano le voci di altre persone chiedere aiuto. Alle 15.30 il direttore sanitario dell'ASL di Pescara, Valterio Fortunato, alla presenza dell'assessore regionale alla sanità, Silvio Paolucci, e Rossano Di Luzio, direttore sanitario del presidio, tracciano un primo bollettino sulle condizioni delle persone tratte in salvo.